Sei una ragazza di poche pretese. Sono altre le mie pretese. Da te non voglio divertimento. Non voglio che mi offri da bere. Tu non devi corteggiarmi. Tu devi imparare a vincere. Allora insegnami. Com'è che sta questo giro? E tu allora? Una questione di soldi. È per tutti una questione di soldi. Dicevo, com'è che tu, una ragazza... Ah, prima lezione. Meno domande fai, meglio è. Ricordatelo. Comunque, la mia storia non è il mio argomento di conversazione preferito. Ok, ho capito. Non ti farò più domande. Solo una cosa. Perché ti chiamano Nyx? Ciao tesoro. Ci sono alcune cose che devi sapere, ok? So che sei molto arrabbiato con tuo padre, ma noi dobbiamo parlare del tuo futuro. Io non potrò esserci, Chris. Vorrei tanto vederti diventare grande, andare al college e mettere su famiglia. Ma io non ci sarò, amore. Devi promettermi che sarai forte. È un nuovo inizio, Chris. Puoi contarle se vuoi. Sta scherzando. Non è da te raccattare i rottami in giro. Non è che per caso hai qualche altro interesse? Che ti frega? I miei interessi sono affar mio. Mi preoccupo per te. Sì, certo. Come no? Per questo stasera l'hai fatto massacrare da quei due stronzi. Io? Dai, non fare lo stronzo, Vic. Con me non attacca. L'hai preso per il giro grosso, giusto? Anzi, dovresti prenderla come un favore personale. Ne faccio volentieri meno dei tuoi favori. A meno che non avessi altri piani per stasera, con quel bel faccino. Adesso non più tanto bello. Fottiti. Come e quando vuoi. Sai perché hai perso? È stata una serataccia. Tutto qui. Perché tu non te ne sei accorto, ma hai fatto il salto. Di che parli? Qui c'è gente disposta a tutto pur di vincere, lo capisci? Da adesso in poi non sarà più come prendere a cazzotti qualche sprovveduto che sperava di fare soldi facili semplicemente perché è messo sotto il bullo del quartiere. Qui sei tra gente che non può accettare la sconfitta. Gente drogata di vittoria. Dovrei diventare come loro se vorrei farcela. La domanda è... sei disposto? Non dare tutta la colpa a tuo papà, tesoro. Le persone sbagliano. Anche io. E... soprattutto io. È colpa mia, Chris. È solo colpa mia. Non gli ho permesso di tornare a casa. Ho sbagliato. Diciamo che mi ci sono trovata. Poi però mi è piaciuto. E mi piace ancora. Non ne posso fare meno. La notte è una ragnatela che ti prende e non ti lascia più andare via. Dove vorresti andare? Da nessuna parte. Hai qualcuno? Voglio dire... Ho capito cosa vuoi dire. Non sarei detto niente domande. Già.
Comunque no. Non è nessuno.